Welcome back da Max Black, bentornati su Clash Royale. Oggi, come promesso, vi porto i migliori mazzi del migliore al mondo. Quindi in questo video vi mostrerò come gioca il migliore al mondo in questo momento, così da poter copiare le sue strategie e le carte che usa. Vi invito subito a mettere like a questo video e iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Quindi cominciamo subito. Il primo al mondo al momento è Chance McGaming, del clan Chance McGaming, che ha creato lui ovviamente. Andiamo a vedere, ha 7800 trofei, quindi un giocatore abbastanza importante. Ha aperto un bel po' di casse, come possiamo notare in questa schermata. Qui possiamo vedere tutti i bauli che ha aperto. Poi andiamo a vedere, è a livello 13. Ovviamente qui ci sono i trofei principali, quindi 7859. Insomma, è un giocatore abbastanza importante. 2861 vittorie, 1884 corone vinte e 711 sconfitte. Veramente un ottimo, ottimo giocatore. Al momento in cui sto registrando è il migliore. Può essere fra qualche settimana viene surclassato da qualcun altro. Però adesso andiamo a vedere i suoi mazzi. Ed ecco qui il primo mazzo che utilizza più in assoluto. Allora, è questo qui, composto da frecce, draghetto, pipistrelli, la carta clone, molto interessante, il golem, il boscaiolo, la strega notturna e l'orda ovviamente di scheletri, che credo sia una delle carte più utilizzate al gioco a questo punto. Vedete come la strega notturna, che è pazzesca, e il boscaiolo vengono utilizzati in questo deck. È assolutamente una carta che si usa tantissimo ai livelli più alti, è la carta clone. Per chi di voi non lo sapesse, vi permette di clonare, quindi di copiare una carta che già avete lanciato in campo. Possiamo vedere il livello d'attacco buono, difesa divino, sinergia buono, versatilità ottima. Quindi è utile in questo deck per ogni situazione. Mi raccomando, anche voi condividete questo video, ditelo anche ai pro player, diciamo ai youtuber che conoscete voi, che giocano a questo gioco, a Clash Royale, per fargli conoscere il mio canale. Magari anche loro si interessano a usare questi deck che consiglio io in questi video, e magari vengo notato anche da loro e posso fare qualche collaborazione. Quindi condividete anche il video con loro, con le persone più importanti, i grandi youtuber, che so, Mike Shosha oppure Jumpitech, Murri, vedete voi quelli che giocano al momento con questo gioco, mi fate notare, così io do anche dei consigli a loro. Quindi questo deck, abbiamo visto la difesa, quindi notiamo come la difesa sia il punto di forza di questo deck. Andiamo a vederne un altro. Ecco qui il secondo deck, è fatto da scheletri, il bombarolo, frecce. Quindi queste sono, vedete, delle carte estremamente facili da trovare, che abbiamo quasi tutti. Frecce, l'orda, poi c'è la mongolfiera, il minatore, drago infernale e mastino infernale. Vedete, sono delle carte che abbiamo tutti, però utilizzate nella combinazione giusta sono estremamente efficaci ed estremamente competitive. Quindi abbiamo attacco divino, addirittura la potenza d'attacco di questo deck, difesa mediocre, quindi questo qui è un deck offensivo, sinergia divina, ottima versatilità, non mi viene mai questa parola, quindi un deck abbastanza importante. Vedete, 3.5 di elisir come utilizzo totale, ottima veramente deck, con delle carte che abbiamo tutti, quindi questo qui riesce a fare anche praticamente non shoppando, riesce ad avere questa competitività. Vediamone un altro. Ecco qui un altro deck molto interessante, con un'ottima difesa. Abbiamo scheletri, goblin, consegna royale, la torre questa elettrica, il razzo, questo qua è il principe, mi sembra, e il tronco, questo qua cionco, come dicono tutti, e il minatore. Insomma, delle carte che abbiamo tutti, molto utilizzabili. Abbiamo un attacco mediocre, difesa divina, mediocre sinergia e mediocre versatilità. Però come vediamo c'è
su tre mazzi che abbiamo analizzato, la difesa è quella sempre che va per la maggiore, quindi è un gioco che si basa molto sulla difesa e la ripartenza. Questi sono consigli che vi do molto azzeccati, mi raccomando di utilizzare con molta attenzione queste situazioni. E guardate quanto poco consumo di Elisir abbiamo qui, 3.1, quindi insomma un deck abbastanza veloce, abbastanza utilizzabile da tutti, carte che troviamo facilmente, credo già all'Arena 5. Vediamone un'altra ancora. Eccoci qui, allora, qui le cose si fanno veramente interessanti. Abbiamo il bombarolo, la gabbia goblin, il tornado, il principe, la carta magia della scarica elettrica, il gigante elettrico, questa credo che sia una carta pazzesca, il drago infernale e la strega di Elisir, mi sembra che si chiama una cosa del genere, comunque quella che trasforma in maiali le nostre truppe. Questa veramente è devastante, perché se usata insieme a, che so, i goblin oppure l'orda di scheletri, è devastante. E qui vediamo come difesa e versatilità sono a livello divino e attacco buono. Questa qui è veramente uno dei mazzi, credo, più potenti in assoluto, per non parlare del gigante elettrico, che è veramente la carta più buggata di questo gioco. Qui si sprecano 4.1 di Elisir, quindi abbastanza buono. Quindi veramente questo qua è uno dei deck più forti che sono stati portati fino adesso su questo canale, su Clash Royale. Quindi io vi invito a lasciare like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, condividete il video, commentate sotto per avere dei consigli o per dare dei consigli a me o comunque dei suggerimenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e ciao a tutti da Max Black.